Ceramiche Milù ha aperto il proprio showroom a Cava dei Tirreni in via Idolongo numero 15. Vieni a trovarci! Ti mostreremo una vasta gamma di prodotti dipinti a mano, personalizzabili per ogni esigenza. Ti aspettiamo! Delle simboliche mimose adagiate su quella panchina rossa che da oggi e per sempre ricorderà la cavese Nunzia Maiorano, vittima di un atroce femminicidio consumatosi lo scorso 22 gennaio a Cava dei Tirreni. In occasione della festa delle donne, l'amministrazione Servalli ha voluto commemorare così Nunzia, una madre, una moglie, ma soprattutto una donna che ha perso la vita a causa di una violenza feroce che non le ha lasciato scampo. A prendere la parola durante la manifestazione svoltasi questa mattina davanti alla scuola elementare Don Bosco di Cava dei Tirreni, anche Gianni Maiorano, fratello di Nunzia. Ringraziare l'amministrazione per la dedica di questa panchina, di questo gesto a Nunzia e a tutte quelle donne vittime di violenza e che vengano ricordate non soltanto oggi, ma diciamo tutti i giorni. Quindi la festa della donna, ma la festa della donna deve essere tutti i giorni, non soltanto nell'occasione dell'8 marzo. E quindi le donne devono innanzitutto avere rispetto verso se stesse, perché avendo rispetto possono chiedere quindi rispetto verso gli altri, ma se non si danno prima un rispetto, quindi non possono avere rispetto. Quindi il rispetto. E denunciare quando ci sono, come ho detto già altre volte, denunciare quello che avviene in famiglia. Presenti all'evento, oltre al primo cittadino Vincenzo Servalli, anche il presidente del Consiglio Comunale Lorena Giuliano, l'assessore Nunzio Senatore, la consigliera con delega alle pari opportunità Paola Landi e molti studenti delle scuole cavesi, tutti uniti per sottolineare che la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci. Non a caso è stata scelta questa giornata dell'8 marzo perché abbiamo ritenuto che doveva essere una giornata tesa a ricordare le donne, quindi come una giornata della memoria soprattutto, da condividere con i bambini, ed era questo il significato principale. È stato molto bello vedere proprio il figlio di Nunzia lanciare questi palloncini al cielo, questa cosa simbolica anche della panchina rossa, proprio come un antidoto contro l'indifferenza, perché è una giornata che non deve essere fine a se stessa, ma è un percorso che deve continuare. Il messaggio che l'amministrazione deve inviare è un messaggio che deve cercare di eliminare tutte le dispari opportunità. Bisogna cercare dai bambini, partendo dai bambini, e perciò è stato voluto davanti alla scuola elementare, a far capire che non ci sono differenze, che siamo uguali e che non si usa violenza per quando non si accettano le diversità altrui. Il messaggio deve essere quello utile a prevenire che accadano più fatti come questi, che hanno sconvolto tutta la comunità proprio perché non era mai successo a Cava. Speriamo che non accada più. Ce la mettiamo tutta per far passare questo messaggio. Sono un'alunna dell'IS della Corte Vanvitelli e questa mattina siamo venuti qui innanzitutto per mostrare la nostra vicinanza ai familiari della signora Nunzia, vittima di questo efferato omicidio, e poi per lanciare il messaggio che comunque le donne devono denunciare, non soltanto per aiutare se stesse ma anche l'intera società. Oggi veramente è un giorno molto importante, non solo per Nunzia Maiorano ma per tutte le donne vittime sempre di violenza. Io che sono un uomo penso che veramente la donna su questo pianeta e sul nostro mondo deve avere sempre deve valere e deve avere un valore molto assoluto.